Ciao Ciuchino! Hai visto che c'ho il Transalp 700? Ti piace? Sono Alessandro Frasca, il video che vedrai l'ho girato da solo. Non so tenere in mano una GoPro per quello che l'audio fruscia e mi suona continuamente il cellulare. Inoltre le riprese le faccio solo quando ci sono tante macchine a giro, anche se vado in posti dispersi. Buona visione e mettete il like al canale, tanto ormai che siete qui. Allora, mi hanno chiamato dalle grandi marche perché dovrebbe essere arrivata questa famosa moto prezzo economico. Buondì! Oh, buongiorno! Allora, è arrivata o no questa bomba a prezzo super? C'è la moto. No, Niccolò, ma fammela vedere perlomeno, dov'è? Andiamo a vederla, dai. Tu? No, aspetta, ma sì. 2000 euro. Volturata. 2000 euro. Me le paghi? No, il 6% è un pagarilla, stai calmo, non si prova. Segno te segna il 6%. Non devo vendere. No, ci mancherebbe altro. Ah, guarda che oggetto! Eccezionale. Vabbè, ma me l'avevi descritta peggio, insomma. Non è male. Me l'avevi descritta peggio, dai, non è malaccio. E le frecce ci sono di ricambio? Abbiamo visto di peggio, dai. Abbiamo visto di peggio, questa. Mamma mia. Vabbè, diciamo che è un po' abbandonata la moto, però dai, si può fare, ci sto. La proviamo. Se mi piace, la prendo. Chiavi, grazie, caro. Ecco a lei. Grazie, ci vediamo presto. Ciao. Leverò il bauletto. La Transalp 700 è un modello veramente divertente. Abbiamo accelerato questa parte perché ha annoiato il montatore, figurarsi voi. Se cercate il termine prolisso sul vocabolario, esce la foto di Alessandro. Parte il giro, intanto ho già notato che c'è un problema, sembra di essere a Natale, così. Come va la moto? Il Transalp 700 non l'ho mai considerato perché a me piace tantissimo la versione 650, quindi quella col 21, con la ruota di 21 anteriore. Questa che monta la 19 non mi piace più di tanto, perché secondo me il Transalp era bello con il 21 per un uso un po' più fuori statistico. Però devo dire che guidandola ieri per la prima volta sono rimasto abbastanza sorpreso. La moto va benissimo, mi pare pure che vada molto, insomma, decisamente più brillante come prestazioni. E tra l'altro il 19 naturalmente su asfalto gli dà una certa stabilità, si guida molto meglio della precedente versione. Ciao, quindi gruppo di moto, che faccio, mi butto dietro? Ora vi lasciamo svariati minuti di questo, non tanto perché il Sena 10C Evo che sta usando Alessandro non funzioni, quanto perché se il microfono lo tiene fuori dal casco neanche il tecnico audio di Steven Spielberg sarebbe in grado di registrarlo. Perché vado alla croce arcana in autostrada a 34 gradi. Ma te sei matto? No, io non posso fare autostrada, non voglio far più. Della piastra, ciao caro. Era un po' mia piegata, ciao. Oh, che carino. Oh, che bello. Qua dovrebbe avere Marley. Bella Marley. Oh, finalmente le curve, che fresco. Sono sul Reno. Bellissimo, qui c'è un fresco stupendo. Tra poco arrivo a San Marcello Pistoiese, ridente località delle montagne pistoiesi, per poi andare in su verso la Betone. Però io alla Betone non ci arrivo perché giro prima per Cutigliano e poi ci sarà un pezzettino di sterrato per arrivare alla Croce Arcana. Allora, il Transalp 700 col 19 davanti su asfalto è veramente bellino, divertente, più maneggevole della 650 col 21, nel senso che il 19 gli dà proprio una bella stabilità e anche maneggevolezza. No, però ci sono troppe macchine, dai, via, basta, mamma. Siamo a Ponte Petri, passiamo Campo Tizzolo, ho deciso di farvi vedere tutti i paesini che trovano. Oi oi, c'ho dei ragazzetti scatenati dietro, senti come sono scatenati, oh. Vai. Ciao. Passo dell'Oppio, sa che fumo, è molto importante, il Dynamo Camp. Dynamo Camp sono persone straordinarie che aiutano i bambini con problemi e le loro famiglie. Mi sono accodato a questo gruppo di ragazzi giovani
molto coscienziosi, ma guarda che bravi. A volte si dice ragazzi giovani sono dei pazzi in moto, bravissimi, veramente molto bravi, troppo bravi direi, perché magari sorpassiamo tutti i ciclisti ovviamente, i ciclisti e i nudi. Sì ragazzi, però coscienziosi, ma la coda no, eh. Ah, ma ci deve essere la classica gara ciclistica. Adesso mentre stiamo ancora andando verso la dogaraccia, vi spiego perché, tra l'altro Toto, perché le moto si guidano bene senza il bauletto. Noi che siamo promotori della campagna anti-bauletto, perché la moto col bauletto si guida male? È molto semplice, pensateci e poi cercatelo anche in rete. Il bauletto viene messo all'estremità alta posteriore della moto, ovviamente. Cosa succede? Lassù fa un effetto, io non mi ricordo più i termini, l'avevo anche letto da qualche parte. Comunque sbilancia la moto, quindi ogni minimo movimento scossone del manubrio dietro lo accentua, no? È come una bandiera, come si può dire? Aumenta il dondolio della moto, la sbilancia tantissimo. Mentre invece le borse laterali, perché una moto si guida meglio con le borse laterali piuttosto che col bauletto? Beh, ovviamente senza, meglio ancora, ma anche lì non è detto. Con le borse laterali si guida bene perché le borse basse intanto hanno il peso più basso, poi messe lateralmente fanno l'effetto, pensateci, come si chiamano quelli che camminano sul filo e non al circo? E così, come si chiama? Che c'hanno quell'asta, no? Quell'asta lì, lunga, laterale, dà equilibrio di bilancia, quindi il peso basso messo laterale così, cosa fa in curva? Aiuta a dare stabilità alla moto. Ecco, questo è lo sterrato che porta la Sociarcana, tra l'altro... Oh, che cavolo di sassata, peso sotto! Pazzesca la differenza tra 19 e 21! Col 19 scarta di continuo davanti, ma è incredibile! E chi è? Quarta questo qui! Chi sei? Palesati! Oh! Ecco l'Amedeo! Aspetta Marco, c'è l'ennesima macchina. Devo andare a casa. Cosa fa un caldo? Allora, un'altra macchina! Cosa passerà? Una Panda? Un'altra? Che passa sempre una Panda. Bene, ora rientro verso casa, al caldo, 34 gradi, già sto sudando, all'idea. Ciao!